10 profumi low cost per la primavera. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi 10 chicche assolute per la primavera. Ci sono alcuni profumi che mi avete già sentito sicuramente nominare negli anni passati, alcuni più nuovi, alcuni di cui vi ho parlato, ma magari non approfonditamente. Per cui, insomma, adesso mi posso scatenare per benino e direi di partire immediatamente con un profumo. Direi di partire immediatamente con un profumo super low cost che ho pagato tipo 5 euro. Io l'ho preso nel supermercato dove ho fatto la spesa, che è Ipertosano, ma si trovano online, si trovano ovunque. Il brand è Erbario Montechiaro e qui parliamo di questo profumo che si chiama Acqua di Muschio Bianco. Io ho sentito, ci sono penso 4-5 referenze di profumi, insomma, di questo brand che fa anche altro, creme o cose simili, non so se bagno schiuma, comunque fa altre cose anche. Io ne ho sentite tre, questa, ho sentito la Zagara e ho sentito la Violetta, tutte e tre molto buone, ma devo dire che la Zagara e la Violetta non persistevano per nulla. Questa è una bomba, questo muschio bianco è, cioè, una specie di olio quasi, meraviglioso, un muschio bianco, punto, molto luminoso, molto morbido, è quello che ti aspetti da un muschio bianco, niente di più, niente di meno, con una bella persistenza, questa boccettina cute, soprattutto questo liquidino azzurro che sa tanto di primavera, fresco, dopo doccia. Io lo utilizzo tantissimo dopo la doccia, come io ce l'ho tipo da 2 giorni, non sto usando altro, perché quando mi parte la fissa per una nota, ciao. Quindi restiamo in tema, muschio degli speziali. Allora ragazze, io non voglio farvi un torto, ma questo profumo è totalmente fuori produzione, però ho visto che si può ancora trovare da qualche parte. Io me lo sono spruzzato qui in questa versione de toilette e qui in questa versione in olio, che se mi cade non so cosa faccio. Io ho usato per tantissimi anni questa versione in olio. Questo è stato il profumo della mia maturità, l'estate della mia maturità. Io l'esame di maturità l'ho affrontato con questo profumo. Quell'estate ricordo che eravamo tutte noi ragazze, le mie amiche, che posso dire con un orgoglio enorme, cercando di non commuovermi, sono ancora mie amiche, quindi siamo 5 ragazze che non si sono mai lasciate, qualcuna anche da molto prima delle superiori, ma comunque io ho 46 anni, parliamo già di qualche annetto. Compatibilmente con gli impegni ancora ci vediamo, facciamo insomma un po' come possiamo, ma ricordo quelle serate girare con la macchina, era giugno, ascoltavamo questa musica, ricordo che ascoltavamo notti prima degli esami di Venditti, i Cranberries, giravamo per le campagne qui intorno alla nostra città, passeggiando così con la macchina. Guidava l'unica ragazza che aveva già preso la patente e a volte giravamo così in macchina in silenzio, guardando fuori dal finestrino tutte quante assorte dai nostri pensieri, per poi magari finire in compagnia e fare un po' di così, di casino. Queste notti passate appunto prima della maturità è un passo così importante per me, un anno anche molto difficile, è stato l'anno in cui ho perso mio padre, quindi per me l'ultimo anno di scuola superiore è stato un po' altalenante. Io ho avuto un po' di scivoloni, ma comunque insomma comprensibili. Vi dico che questi profumi sono stupendi. Muschio degli speziali è un muschio molto differente in queste due versioni. Questa versione del toilette somiglia di più a un muschio bianco, pur conservando qualche caratteristica boschiva, come la dico io, cioè questa caratteristica verde smeraldo, questo odore più verde. Questo in realtà è tutto un altro tipo di profumo. Se riuscite a trovare la versione in olio, io non lo so raga, online, in qualche erboristeria che dismette il marchio, questo è un profumo in olio che è uno spettacolo, cioè penso che sia il profumo al muschio più buono mai concepito da chiunque, cioè
È verde, sa di brughiera, un bosco molto verde quando la sera, così arriva la notte e cala la rugiada, no? Arriva la rugiada a bagnare questi muschi, però è anche rotondo, ha quella connotazione di muschio un po' bianco, no? Che dà quel bel sentore di pulito. Poi insomma a me fa venire le farfalle dello stomaco, anche comunque grazie ai ricordi che mi porta, una delle estati più importanti della mia vita, dove poi ho fatto la mia prima vacanza da sola con le mie amiche Riccione, sempre loro, sempre loro, sempre loro e sempre loro, con cui ho fatto ogni passo importante della nostra vita, ogni passo veramente. E quindi insomma questo è un profumo che io ho ricomprato poi, è leggermente meno potente di un tempo. Io non smetterò mai di chiedermi come mai questo brand, Speziali Fiorentini, abbia dismesso questo muschio e abbia dismesso la vaniglia, perché erano due profumi meravigliosi. Chi lo sa? Potremmo fare una petizione, scrivere tutti quanti a Speziali Fiorentini per farli ricominciare a riprodurre questa meraviglia, perché io non ho mai più trovato niente di così buono. Proseguiamo con questo, me l'avete sentito parlare proprio molto recentemente, il brand Lettere di Profumo, questo brand ideato come brand di nicchia, però da vendere in profumeria, scusate, in farmacia. Se no non c'era niente di strano. Questa lettera C si chiama Cashmere e Seta. Appunto, l'ideatrice ha voluto realizzare questi profumi, far realizzare questi profumi a nasi anche molto importanti come Bertrando Shafour, oppure Christian Cavagna, insomma dei nasi di un certo calibro. In questo caso credo che questo sia di Du Shafour, non ne sono sicura perché non ricordo benissimo, però abbiate pazienza. Appunto con l'intento appunto di cogliere quella parte più proprio quasi fisica, no? Della reazione che un profumo dà al nostro corpo, e quindi di conseguenza trarne comunque anche la parte curativa, no? E questa insomma aromatoterapia. Questo si chiama Cashmere Seta ed è un profumo che sa di crema corpo molto buona, un'immagine appunto quella di una, la regina delle regine, la regina più importante di tutte, quella più famosa della storia, cioè Cleopatra, che esce da questa vasca piena di latte e appunto ha queste ancelle che la ricoprono immediatamente con queste vesti per insomma, coprirla e asciugarla, uscita da questo bagno di bellezza, bagno profumato di bellezza. È molto cremoso, sa proprio di crema, ha così un leggero rimando anche alla Nivea, alla Leocrema. È proprio un profumo che sa di crema corpo, godibilissimo, peraltro molto duraturo su di me, e quindi insomma secondo me è perfettissimo per questa stagione. Se amate i profumi comunque che sono di pulito ma che siano cremosi un po' così, questo è perfetto. Vecchia spezieria di Spezieria di Palazzo Vecchio di Firenze, i profumi di Firenze, questo è un profumo storico, storico per me sul mio canale, storico per tanti di voi, e un brand. Io vi consiglio di comunque cercare di esplorare un po'. Mamma mia, questo odore è evocativo in un modo commovente. Io so che tantissimi di voi sono andati a sentirlo, tanti di voi lo hanno comprato, ma vi consiglio davvero, se vi trovate a Firenze, in Piazza della Signoria c'è il negozio monomarca dove trovate tutti i profumi, ma ci sono anche tantissime profumerie in Italia che tengono questo brand. In testa c'è mandarino, mandorla e nocciola, nel cuore c'è la violetta, mentre nella base c'è vaniglia e patchouli. Si chiama La Vecchia Spezieria perché questo profumo è stato creato con l'intento di ricreare questo odore che si poteva sentire entrando in quei vecchissimi negozi. Mi dispiace per quelle di voi che sono troppo giovani, persino io che ho 46 anni lo sono per certi versi, ma ricordo l'odore di quei negozi perché io ho avuto, di quelle botteghe più che negozi, ho avuto la fortuna di crescere comunque in una cittadina vicina alla campagna e di avere una nonna che viveva proprio in un paese di campagna. Io ho trascorso gran parte della mia infanzia con mia nonna comunque, e spesso sono entrata in questi negozi, queste botteghe più che negozi, mi correggo di nuovo, erano caratterizzate per essere quelle botteghe di paese. Spesso comunque venivano ospitate all'interno di questi edifici che potevano sembrare quasi dei casolari, no? Dove c'erano queste botteghe dove si vendeva un po' di tutto, dove si poteva trovare dolciumi, frutta secca, farine, beni comunque di necessità appunto alimentare, e più in là negli scaffali c'erano pile di detersivi o detersivi comunque che
venivano dati sfusi. Io mi ricordo che questa bottega dove andavo con mia nonna c'era proprio questo odore, un odore innanzitutto fresco che ti accoglie, perché io sento proprio in sottofondo un odore di detersivo in polvere molto intenso, che dà sia il senso di detersivo in polvere che quel senso proprio dell'ambiente in cui tu entri, perché come vi dicevo si trattava di casolari veramente antichi già per allora, e non so se vi è mai capitato di entrare in queste case molto vecchie di campagna dove si percepisce immediatamente, si sente un abbassamento della temperatura, come c'è questa aria un po' fresca, no? Le mura di una volta forse più spesse, non lo so. Quindi ci accolti da questo odore che però si mescola con un odore più dolce, no? Di frutta secca, di cibo. È veramente un profumo che a descriverlo così può sembrare una cosa molto bella, evocativa, ma orrenda. In realtà è un profumo stupendo, stupendo. Se qualcuna di voi è stata in queste botteghe lo annuserà e secondo me lo compra senz'altro, ma rimane scioccato dall'odore, perché è proprio un odore che ricorda tantissimo queste botteghe che non esistono più, purtroppo. Queste botteghe dove per resto mi ricordo che invece delle lire a mia nonna davano queste caramelle alla panna, erano avvolte in questa carta azzurra, e io ero molto felice quando invece del resto gli davano queste caramelle, perché poi me mangiavo io. Veniamo a questo, che è un profumo che forse io non vi ho mai fatto vedere. Il brand è Ove, penso che si dica così, Ove Madrid. Il profumo si chiama Shangri-La. E adesso me lo spruzzo qui, è un profumo molto buono. In testa c'è la mela, il cetriolo, il bergamotto e il Lang Lang. Nel cuore c'è la violetta, la tuberosa e il gelsomino, rosa e mughetto, mentre nella base troviamo ambra e muschio bianco. Dunque questo è un profumo molto fresco, molto primaverile. È un fiorito molto verde, secondo me, che sa di pulito. Sa di pulito, però sa di quel pulito post doccia con le finestre aperte in una casa di campagna dove è stato appena tagliato il prato. Quindi c'è questo odore di erba tagliata che io sento molto in questo profumo, che mi fa impazzire perché io adoro l'odore del prato, dell'erba tagliata. Si unisce a qualche profumo fiorito che comunque rende tutto meno verde, perché insomma meno clorofilloso, perché va bene il verde e la clorofilla, però e lo rende molto bello. Poi insomma queste note muschiate sul fondo, veramente veramente bellissimo, con comunque delle prestazioni anche buone, devo dire. Ma come di tutti i profumi che vi ho mostrato fino adesso, devo dire la verità, se le persistenze non sono diciamo degne di nota, io cerco sempre di segnalarvelo. Non è la prima e l'unica cosa che ricerco in un profumo, ma diciamo che poi è importante altro, ecco, soprattutto quando si parla di low cost, a mio avviso. In questo caso con Shangri-La abbiamo sul fondo veramente un senso di pulito. Dopo si trasforma molto questo profumo e tira fuori una nota quasi di bucato steso al sole. Ha qualche nota in comune secondo me con Blanche di Bayaredo, perché sa proprio un po' di lenzuola stesa al sole, questo un profumo molto solare. Poi vabbè, io non potevo non mostrarvi la mia amatissima duchessa di Parma, cioè la violetta. Questa è la violetta per antonomasia, cioè io soltanto l'etichetta e il packaging, ciao. Questo è un profumo che costa pochissimo, dura tantissimo e che sa di violetta, la vera violetta, quella che se non vi piace non guardate nemmeno questo profumo, perché questo è proprio violetta, la viola, il profumo di un prato pieno di violette, un profumo quello civettuolo, quello molto molto retro, molto vintage, molto... che proprio sa di anni che furono. È un odore che non si sente più quasi, no? Nei profumi, questo odore di vecchie toilette, anche un po' cosmeticoso. Non è un profumo che indosso sempre 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 sempre, perché non è un profumo così facile da portare, però è un profumo che mi piace tanto, perché questo odore mi ricorda un sacco una mia zia che non c'è più, era una sorella della mia mamma che purtroppo è morta molto giovane, perché aveva poco più di 40 anni, però io la ricordo ancora perché lei era come una seconda mamma per me, mi trattava molto bene, mi voleva molto bene,
Non perché lei indossasse profumi alla violetta, o quantomeno non lo ricordo, ma perché lei non era una donna che si concedeva tantissimi vezzi, ma si concedeva molto. L'unico vezzo che aveva era il rossetto, e aveva, diciamo, un cassetto con diversi rossetti anche di marche abbastanza importanti come Chanel, insomma, rossetti sempre rossi. E ricordo che l'odore di questi rossetti mi ricordava parecchio l'odore della violetta, quindi quando annuso questo odore ricordo il profumo che c'era in quel cassetto. Dove io ogni tanto andavo a scuriosare, lei ogni tanto mi regalava qualcuno dei suoi rossetti. Poi ve lo racconto velocemente perché ormai vi ho fatto venire il latte alle ginocchia, vi ho fatto crescere i cosiddetti, vi ho fatto anche venire l'orchite. Questo profumo per me è stata la scoperta del secolo. Pure Musk di Afnan, un brand di quelli arabi. Packaging è questo, solido. Tutto metallo e comunque vetro, è un profumo che ricorda l'odore del Nidra bagno latte, lo hanno descritto così tutti, cioè anche nei gruppi, perché questo profumo ha fatto abbastanza così, fatto parlare di sé, effettivamente sa di bagno schiuma Nidra bagno latte, però io credo che questo sia un profumo che ha un'evoluzione, cioè passa la testa e il cuore sono la stessa cosa, e poi c'è il fondo che però arriva dopo ore perché è un profumo. Cioè, una di voi mi ha scritto che non perdura, mi viene quasi da pensare che abbia qualcosa che non va al suo, perché è un tatuaggio questo profumo, dura dalla mattina alla sera, e quando dopo molte ore finalmente, dico io, arriva il dry down, che comunque è bello prepotente, quindi si proietta molto verso il prossimo, ha un odore tra i più belli. Nella categoria che sanno di pulito, due punti che sanno di pulito, che io abbia mai sentito, perché ha un sentore potente, ma delicato. È una pelle che è stata lavata molto bene con un sapone, di quelli molto buoni, potrebbe essere un Dove, questi un po' cremosi che hanno questo latte dentro, questa crema all'interno, quindi questi saponi che non seccano la pelle, lasciano questa pelle però molto 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 pulita, veramente stupendo. Sono quei profumi che hanno quella cosa che mi ricorda un po' la nota di pelle umana. Come pulizia, e a me piacciono tantissimo perché proprio mi fanno sentire pulitissima. Questo è un profumo che sto usando in questi giorni tantissimo e devo dire la verità, 17 euro, 100 ml, e mi stanno facendo in talmente tanti in complimenti che non lo so. Vabbè, io ve l'ho messo anche nell'altro video, con un Narcisse ve lo metto anche adesso. Voi sapete che io non lo so, avrò una specie di no, vabbè. Cioè questo è Ardita Ormina, uno dei best-seller, credo il best-seller insieme anche a Zuccarata negli ultimi anni, ma questo è il best-seller storico di questo marchio che è la Narcisse Collection, si chiama la collezione, ma il marchio della profumeria Narcisse di Taormina, un marchio che non lo so, spero che continui a avere il successo che stia avendo perché è stupendo. Questo è un profumo che ricorda una passeggiata per le vie di Taormina dove ci si affacciano case con questi giardini molto curati, con questi odore di limoni, ma se sono annusate dal tappo, quindi sa profumo delle caramelle al limone, quelle, le Seltz soda, non so se vi ricordate, quelle che poi quando le schiacci esce fuori la soda, quella che vi sarà tipo citrosodina che c'è dentro, che vi fa frizzare un po'. Ed è veramente, veramente stupendo, stupendo. Poi, ormai penultimo profumo, vi faccio vedere questo che si chiama Eau Denis. Io non so se lo troverete, qui c'è scritto 72esimo, non lo so. Comunque, è un profumo che si trova comunque fatto da dei laboratori di Monaco, quindi un profumo che si trova sulla Costa Azzurra, ma si trova anche online, si trovava fino a qualche tempo fa online, ed è un profumo che a me ricorda proprio è buonissimo. È anche un po' difficile da descrivere perché sa di. È un profumo un po' antico, no? Un'amica lo ha descritto come delle candidissime bianche lenzuola, lavate, stirate, ripiegate con cura e messe in un vecchio comò, no? Un vecchio cassetto di quelli della nonna, questi mobili antichi, dove c'è questa chiusura con la chiave, con la nappina attorno, e dentro c'è questo, quando si apre questo baule, questo cassetto, c'è questo profumo di lenzuola potentissimo,
pulitissime che ci invade. È un profumo che però è anche molto solare, molto direi fresco, ma anche ambrato. Non è un profumo così pulito, cioè è un profumo pulito, però ci sono delle note anche un po' orientali, ambrate, ed è un profumo bellissimo. Ha una persistenza media, devo dire che sulle 3 ore dura, non dura tantissimissimo sulla pelle, cioè non dura quanto l'Afnan per esempio, però devo dire che dà soddisfazioni veramente immense. Io è il secondo che compro negli anni, perché mi piace tantissimo. Questo è un profumo particolarissimo che vi consiglio. Ultimo profumo che vi faccio vedere è un profumo che si chiama Aimé, che è del mio amatissimo Pascal Morabito, credo fra i brand low costissimi miei preferiti. Questo profumo, se me lo potete trovare a poco più di 10 euro, parliamo di 100 ml, io me lo volevo spruzzare perché questo vale la pena. Io ne ho diversi di Pascal Morabito, come sapete, ma gli altri sono un po' più un po' più forse per la stagione fredda. In questo caso, in questo Aimé, troviamo lampone, fior di zenzero e tangerino nella testa, nel cuore c'è rosa, neroli e gardenia, mentre nel fondo troviamo dolce de leche, sandalo e benzoino. Questo è un profumo che secondo me in apertura dà tantissimo questo sentore di lampone con una sferzata di piccantino dello zenzero, quindi è molto carino e secondo me poi diventa subito, cioè questo non è non è un floreale, per me è un fruttato gourmand, molto comunque molto frizzantino, anche questo dolce de leche, queste note più resinose e dolci sul fondo si sentono molto bene, però secondo me è un profumo che va benissimo per questa stagione, forse d'estate sarebbe un po' troppo perché comunque è anche abbastanza persistente. Guardate che bella poi la boccetta che è, vi prego, cioè queste boccette così, questo tappo è di metallo, no non è vero, questo tappo è di metallo peraltro, non è di plastica, la boccetta è così, cioè è troppo bello, non c'è l'etichetta, ma è direttamente serigrafato sopra il vetro, cioè quindi anche qui questo sì, perfetto per la primavera e direi le sere d'estate. È dolce, un fruttato dolce, questo dolce de leche non immaginate di sentirlo nel fondo, serve a dare un sacco di dolcezza, anche se non è un gourmand puro, perché continuano a sentirsi queste belle note di fiori di zenzero, di cioè, sa un po' di biscottino, devo dire la verità, un biscottino con lamponi e molto speziato. Veramente ve lo consiglio tantissimo, esplorate ed esploriamo insieme i profumi di Pascal Morabito perché sono qualcosa di bellissimo, come così come trovo bellissimi i packaging, perché credo che siano tra i packaging locali più belli che ci siano. E io direi che ho finito qui per oggi, questi 10 profumi per me sono quelli più belli per la primavera tra i low cost. Spero comunque di essere stata utile, di avervi fatto compagnia, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video profumato o non. Ciao!